Ad aprile calano i prezzi di olio di oliva e latte, è quanto rilevano Unioncamere e BMT. Tra gli oli e grassi è stata registrata una leggera diminuzione dello 0,8% per l'olio di oliva, con il mercato italiano che ha risentito anche della revisione al rialzo delle stime sulla produzione spagnola e delle piogge registrate nella penisola iberica. I prezzi attuali rimangono comunque elevati, superiori del più 51% rispetto a un anno fa. Il settore ortofrutticolo è stato particolarmente condizionato dall'instabilità delle condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature primaverili nella prima parte del mese e successivamente da precipitazioni e calo delle temperature nella seconda parte. Tali circostanze hanno determinato un rallentamento delle produzioni ed un aumento dei prezzi di alcuni prodotti orticoli, tra cui le lattughe, più 5% rispetto a marzo, che si mantengono comunque inferiori del 30% rispetto allo scorso anno, le patate novelle di produzione siciliana e pugliese, le cipolle e i cavoli. Timido l'avvio di annata per i meloni, che mostrano valori inferiori del 7% su base mensile e quasi del 17% su base annua. Nel settore zootecnico è continuato ad aprile il calo per il latte spot, ossia il latte venduto sfuso in cisterna, che ha risentito anche di una maggiore produzione favorita dalle temperature fresche. In ribasso dell'1,7% rispetto al mese precedente le carni di bovino adulto, mentre sono aumentate del 2,1% i prezzi delle carni di pollo, grazie al buon andamento della domanda, favorita anche in questo caso dalle temperature ancora fresche di aprile. Sostanziale stabilità anche per i prezzi all'ingrosso di riso e dei derivati dei cereali. Dal Ministero del Turismo arrivano 230 milioni per gli impianti di risalita. Il bando vuole sostenere gli interventi di ristrutturazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli impianti a fune ed innevamento artificiale. L'obiettivo è promuoverne l'attività e incentivare i flussi turistici e la destagionalizzazione nei luoghi montani e nei comprensori sciistici. Con lo stesso provvedimento il Ministero ha destinato un finanziamento di 5 milioni di euro alla ricostruzione della funivia del Mottarone dopo l'incidente del 23 maggio 2021. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 24 giugno al 27 settembre su un'apposita piattaforma informatica che sarà accessibile tramite SPID o carta d'identità elettronica dal sito istituzionale del Ministero. Ciascun programma di investimento dovrà avere un importo minimo di 300.000 euro. Il contributo massimo cedibile al singolo beneficiario ammonta a 10 milioni di euro spalmati su più anni. La misura si colloca in un'ampia strategia di azioni senza precedenti. Nessun governo ha mai attenzionato il turismo e la montagna italiana come stiamo facendo noi con un fondo dedicato in legge di bilancio, commenta il ministro Daniela Santanchè. È stata raggiunta l'intesa in conferenza Stato-Regioni sul decreto che prevede 2 milioni per il sostegno alla filiera ovina IGP per gli allevatori. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che si tratta di un provvedimento particolarmente atteso che va incontro alle difficoltà segnalate dai produttori sul premio accoppiato PAC 2023. Con il decreto il governo interviene per tutelare le tre denominazioni IGP nazionali, Abbacchio Romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP. L'iniziativa sottolinea l'importanza di sostenere le filiere agroalimentari italiane di eccellenza, garantendo la continuità e la prosperità dei settori coinvolti. Per Origin Italia, grazie a questo intervento tempestivo, si tutelano non solo le aziende e migliaia di posti di lavoro, ma anche il determinante ruolo che queste filiere hanno a livello di sostenibilità sociale, economica e culturale nei rispettivi territori d'origine. L'energia pulita sta stimolando la crescita economica. Ma tutto questo cosa significa? In poche parole, gli investimenti necessari alla transizione energetica generano degli enormi ritorni non soltanto in termini di benefici per l'ambiente, ma anche sotto il profilo strettamente economico. La questione sta generando delle importanti conseguenze nel mercato del lavoro. Nel solo 2023 l'energia pulita ha aggiunto circa 320 miliardi di dollari all'economia mondiale.